Per la web radio Unire nell'amore, riflessioni ad alta voce. Il DNA, questo sconosciuto. Considerazioni e rivelazioni in merito al DNA, non come riscontro chimico delle due eliche, bensì nella loro vera essenza, come matrici cosmiche. Nelle registrazioni che seguono, una scomposizione del DNA come linfa di luce del pensiero creante emanato dal Logos galattico in seno ai grandi cicli evolutivi. Ecco quanto ci viene detto in merito alla massa critica, il risveglio delle coscienze e il DNA. Tutto questo pianeta si sta risvegliando. Questo risveglio non fa molto rumore, perché non ci sono campagne pubblicitarie o programmi televisivi ad annunciarlo. Avviene lentamente. Ha cominciato a crescere nel 1987 e voi lo state percependo. L'umanità è ora molto più consapevole di questo cambiamento di prima. L'argomento riguarda anche il DNA. Le lettere stesse riflettono la complessità e la chimica di una scienza biologica avanzata. In realtà c'è molto di più di quanto la scienza veda e dubitiamo che la scienza riuscirà mai a vedere ciò che sto per dirvi. Il vostro DNA ha delle componenti e delle caratteristiche che, semplicemente, sono invisibili nella terza dimensione. In passato vi è stato detto che quel che al momento sfugge agli sforzi della scienza, ciò che in realtà cambierebbe tutto, è uno strumento che dovrebbe misurare un campo interdimensionale. Una volta che questo strumento o scenario sarà stato sviluppato, e lo sarà, sarà ciò che avrete di più vicino a provare tutto quello di cui vi stiamo parlando. Nel momento in cui questo strumento verrà impiegato nelle diverse cose del pianeta, compresa la biologia umana, la scienza avrà una rivelazione in ogni campo. Apparirà l'energia non visibile, o almeno mostrerà la sua ombra. Sarà allora una cosa reale, dove al momento è solo una congettura. L'interdimensionalità è qui oggi in moltissimi modi. La gravità è una forza interdimensionale. Il magnetismo è una forza interdimensionale. Anche la luce ne ha le componenti. Attualmente per voi sono tutte cose invisibili e inspiegabili. Tuttavia, come molte altre cose, ve ne servite ogni giorno e anche il vostro corpo ne fa parte. Per voi e la scienza, il DNA è, nella sua premessa, biochimico. Cioè, quello che avete nel vostro corpo, ciò che credete sia responsabile della matrice della vita, viene completamente spiegato dalla scienza attraverso processi chimici e biologici. Nel DNA, però, ci sono delle caratteristiche di cui vorrei parlare. Nel DNA ci sono caratteristiche interdimensionali e spirituali che sono quantiche. Attualmente, la maggior parte della chimica che vedete nel genoma umano si trova in uno stato quantico. Anche se la vostra scienza non è al momento in grado di misurare uno stato quantico, e neppure il campo che lo circonda, vi è una prova di questo nell'enigma del genoma umano. Il vostro DNA porta con sé un'incredibile quantità di informazioni invisibili e di energia. Noi parliamo del DNA come entità, non della doppia elica chimica. Questo per dire che nel DNA ci sono 100 trilioni di loop, all'opera tutti insieme come un'unica energia che chiamate il vostro DNA. Questo gruppo è unico ed è assolutamente voi al 100%. Data la sua quantisticità, il DNA può contenere un'importante parte della vostra spiritualità. Il DNA non soltanto contiene la registrazione di tutto quello che siete stati sul pianeta, ma anche il vostro collegamento con Gaia. Contiene tutto ciò che avete fatto e ciò che avete appreso dal punto di vista spirituale in tutte le vostre vite. Queste informazioni sono letteralmente impresse dentro di voi. Voi non avete mai perso nessuna delle rivelazioni spirituali che vi abbiamo donato, capite? Tramite l'intento, ogni essere umano può risvegliarsi al punto da collegarsi a ciò che il suo DNA contiene riguardo a quello che ha imparato durante tutte le sue vite
potete risvegliare il vostro DNA con l'intento e l'epifania di Dio dentro di voi. Tutte le cose spirituali che avete imparato ritorneranno in volo e saranno di nuovo vostre. E in merito alla realtà quantica, ecco quanto segue. Più del 90% della chimica osservata nel DNA è un mistero perché sembra non avere alcuna funzione evidente. Alcuni biologi sono convinti che questa parte di DNA sia un residuo chimico del processo evolutivo e che non sia più utilizzato dall'essere umano. Non c'è alcuna codifica e sembra non far nulla, quindi si tende a ignorarlo, è una cosa inutile. Il 90% del DNA che non si comprende non è spazzatura, proprio per nulla. È il processore e le istruzioni che pilotano la parte che si conosce del 3%. Il 90% del vostro DNA è letteralmente lo schema quantico della vostra divinità. È il registro di tutte le vostre vite, tutte le cose che avete compiuto, tutta la crescita, tutte le epifanie e tutti i fallimenti. Le cose che sono nello stato quantico non sono logiche nella terza dimensione. Infatti, la fisica quantistica ha molto poco senso per un pensatore lineare e voi siete lineari, quindi il pregiudizio che portate con voi è che la vostra realtà si basa solo su meno dimensioni di quelle che l'universo contempla. Fin quando il resto del quadro non si rivelerà, soprattutto grazie alle vostre ricerche scientifiche, voi vedrete soltanto la realtà limitata in cui vi trovate. Gli scienziati vogliono esaminare le cose che si aspettano di trovare nella loro realtà, ma cozzano contro un soffitto, ma il soffitto non è di per sé evidente. Neppure sanno che ci cozzano contro. Semplicemente non riescono a pensare oltre la loro dimensione e continuano a concentrarsi solo sul 3%, perché è quello che sembra fare tutto il lavoro. La scienza considera il cervello come il centro della coscienza, ma non lo è. Il cervello, l'insieme neurologico più altamente organizzato che potete vedere, è una tale complessità di sinapsi per cui sembra dover essere il responsabile di quella che viene chiamata la coscienza umana. Non è così. Il cervello è soltanto lo strumento di terza dimensione che risponde al 90% del DNA quantico. È lo strumento in cui avvengono le sinapsi ed è incredibilmente complesso. Il vostro cervello lavora in tandem con il DNA. Il cervello sogna, lo fa lui? Le sinapsi sono lì a dimostrarlo e nel vostro sonno più profondo, il sonno REM, compaiono molte cose complesse. Queste cose sono tutte nel vostro DNA, elaborate dal vostro cervello. Quindi, il DNA fornisce anche le istruzioni e influenza l'attività onirica del vostro cervello. Premessa di Armando Mattioni. L'entità cosmica vivente che la nostra umanità definisce pianeta Terra è conosciuta nel cosmo come pianeta azzurro. Per le sue qualità energetiche e vibrazionali iniziali, fu designato dai grandi esseri di luce, coscienze logoiche, di utilizzare il pianeta azzurro per un progetto evolutivo esclusivo. Tutti noi possiamo constatare che la nostra umanità si compone di più razze con tratti somatici diversi tra loro. Oggi la scienza avanza nuove ipotesi sulla genesi umana, ma in realtà ogni razza presente sul nostro pianeta proviene da pianeti e costellazioni diverse. Il progetto delle coscienze logoiche era quello di radunare su questo pianeta, viste le caratteristiche energetiche iniziali, tutte quelle anime che per loro scelta non avevano voluto o potuto seguire l'evoluzione del pianeta e dell'umanità di appartenenza. Così, queste anime trovarono per grazia divina accoglimento sul pianeta Terra affinché potessero completare l'evoluzione mancata. Quindi necessitava un progetto adeguato per promuovere l'integrazione di razze diverse, per cultura e origine discordi. I grandi esseri sapevano che l'avanzamento evolutivo sarebbe stato molto lento a causa della qualità vibrazionale del pianeta Terra e il sentire di essere di queste anime ancora molto arretrate rispetto alle loro origini evolutive. Lo stesso progetto era al limite di una sfida innovativa perché prevedeva di adeguare una legge duale come via maestra per il risveglio totale di tutte queste anime assopite. Per tale progetto
un essere di luce proveniente dal pianeta Venere, conosciuto come il Sanat Kumara, assunse l'incarico di presiedere e dare inizio a questo lungo periodo evolutivo iniziato 18 milioni di anni fa. Tuttavia, restava ancora da risolvere la qualità energetica del pianeta e delle anime consenzienti per affrontare questo nuovo cammino, dono del padre, affinché nessuna anima andasse perduta, la pecorella smarrita. Così, in risposta all'amore universale, da tre costellazioni rappresentate dalla Sfinge, e cioè l'Aquila, il Leone e il Toro, ricevemmo il patrimonio genetico già evoluto di queste costellazioni per affrontare la carenza energetica già citata. Il dono genetico trovò l'integrazione attraverso la procreazione, descritta chiaramente nella Bibbia quando leggiamo che i figli di Dio conobbero le donne terrestri. Tuttavia, c'è da domandarsi da dove provenivano questi esseri eletti ed evoluti. Tale patrimonio consisteva in 12 eliche del DNA, pertanto racchiude in sé vita cosmica, è un registro acasico, storia della nostra esistenza e memoria delle nostre plurime incarnazioni. Il DNA è un dono divino. Armando, per rendere più comprensibile la definizione matrici cosmiche riferite al DNA, cosa puoi dirci? 1. Per similitudine, oggi ci è più facile comprendere come queste matrici cosmiche assomigliano a un codice. Un codice, una password che apre su un archivio che contiene un'infinità di informazioni, immagini, realtà che appartengono o possono appartenere a un mondo di cultura, di informazione e quant'altro. Quindi queste matrici cosmiche, se vogliamo paragonarle a un codice di accesso, ci facilita la comprensione, la potenza che racchiudono in sé. In poche parole, per poter meglio chiarire, per poter semplificare tutto, possiamo dire che queste matrici cosmiche sono come uno scrigno che contiene questi gioielli, e a mano che le coscienze interagiscono con questi gioielli, ecco che si manifesta la grazia, la magnificenza di questi ori, di questi gioielli che il DNA, che queste matrici cosmiche contengono nel momento in cui le coscienze possono approdare e godere di tale realtà del pensiero creante. Nella premessa affermi che il dono genetico ricevuto dalle tre costellazioni citate si compone di 12 eliche del DNA. Tuttavia, la nostra scienza riscontra solo 2 eliche del DNA. E le altre 10? Dopo i fatti di Atlantide, quando i maghi neri si resero responsabili per la loro aggressione al punto tale da far inabissare il continente atlantideo, i grandi esseri di luce, coloro che ci accompagnano nell'evoluzione, che accompagnano l'evoluzione delle nostre coscienze, decisero per il nostro bene, per un avanzamento evolutivo più concreto, di lasciare inoperose 10 eliche del DNA. Questa decisione presa guardava molto lontano, era una decisione che doveva riproporre, come se l'umanità partisse tabula rasa, doveva riproporre una condizione sperimentativa sul piano umano più consistente, una presa di coscienza più diretta, più vera, più reale. E quindi, lasciando solo 2 eliche del DNA, che peraltro sono quelle maggiormente legate allo stato emotivo, alla passionalità, attraverso questa condizione l'uomo, la nostra umanità, sempre più ha preso coscienza di se stesso, di una realtà
del proprio sé, del proprio pensiero, delle proprie potenzialità, affinché si avviasse verso una realizzazione di coscienza, sia pure con una potenzialità del DNA limitata, ma che doveva liberarlo poi verso nuovi orizzonti che l'avrebbero dovuto accompagnare ai nostri giorni, dove poi tutto si sarebbe trovato in una realtà di scelta, in uno stato di apprendimento e quindi varcare una soglia dimensionale. Quindi il DNA trova accoglimento in rapporto alle coscienze? Certamente sì. Tutto si muove sul piano della coscienza. Tutto l'universo, tutta la vita universale, la vita galattica è in stretto rapporto con le coscienze che agiscono e interagiscono nella creazione, nel produrre la vita, nel sostenere non solo la vita umana, ma tutta la vita cosmica, i grandi cicli. Non c'è nessuna cosa che non agisca e interagisca sul piano della coscienza, a qualunque livello. Così possiamo dire, come abbiamo detto anche altre volte, che mamma gatta accudisce i propri cuccioli su questa spinta di una coscienza collettiva, di un'anima collettiva, qualcosa che è rapportato alla sua forma vitale, e così è per il logos solare, così è per il logos galattico, per l'uomo stesso. Tutto si muove, tutto agisce e interagisce in funzione dello stato di coscienza. Quindi questa realtà dello stato di coscienza dovrebbe maggiormente sollecitarci a ragionare, a pensare che anche le nostre coscienze agiscono e interagiscono, ma dovrebbero soprattutto rispondere al senso della vita, dare il contributo alla vita. La vita non può fare a meno di nessuno di noi, quindi in stato di coscienza l'uomo dovrebbe offrire il suo pensiero, la sua azione, un'azione fraterna, un'azione che va nell'indirizzo di onorare il Padre con la propria vita. In altre occasioni hai affermato che la coscienza cristica libererà le anime dall'oblio umano, tutti coloro che si sono predisposti per la nuova era, o per meglio dire il passaggio dimensionale. In tale realtà esistenziale, come dobbiamo intendere il DNA? Ripeto, tutto si muove sul piano della coscienza. Nel momento in cui la nostra umanità varcherà questa soglia della cosiddetta quarta dimensione, ecco che anche la potenzialità contenuta nel DNA offrirà e interagirà in funzione delle coscienze liberate su un livello diverso, su una potenzialità diversa. Quindi la nostra possibilità di poter interagire con un'energia superiore, poiché la vita in quel momento sarà manifestata e assorbiremo totalmente la luce di questa nuova dimensione, di questa condizione di vita superiore, più elevata, più spirituale, più sacra, ecco che anche le potenzialità racchiuse nel DNA troveranno accoglienza nelle nostre coscienze, o comunque le nostre coscienze troveranno accoglienza in questo pensiero creante racchiuso nel DNA, e così tutto proseguirà senza nessuna forma di aggressione, senza nessuna aggirazione, ma tutto avviene nella semplicità e nella grazia dell'amore infinito, l'amore del Padre che accompagna tutta l'evoluzione della creazione e quindi anche le nostre coscienze. Armando, per concludere tali considerazioni in merito al DNA, questo acronimo occulta una sacralità del pensiero divino? Certamente sì. Se vogliamo comprendere queste realtà della sacralità, anche gli arcangeli hanno dei nomi che riflettono la luce divina, la grazia divina. Volendo entrare in merito al significato dell'Arcangelo Michele, la definizione è chi è come Dio, quindi c'è
una forza che racchiude in questi nomi, negli arcangeli, ma anche altrove, sempre comunque la grazia di Dio. Quindi questo acronimo del DNA non ha nulla a che vedere con la sacralità di queste matrici cosmiche. Dobbiamo intendere che ogni elica del DNA ha un nome di Dio, ha un pensiero dell'assoluto, del creatore, quindi della causa prima, che è racchiuso in questa potenzialità di ogni singola elica. Quindi è come se ogni singola elica aprisse, attraverso il nome sacro di Dio, un mondo di creatività, un mondo di luce, un mondo di pensiero che va a sostenere e la creazione e tutto ciò che si manifesta sui mondi fisici, su galassie fisiche e quant'altro. Quindi dobbiamo considerare questa sacralità dei nomi che sono racchiusi come potenzialità di base per ogni elica di questo cosiddetto DNA. Noi lo liquidiamo, questa sacralità, questa grande potenzialità, un acronimo che, ripeto, è molto lontano dalla realtà energetica di luce che l'accompagna. Peraltro mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori che volessero approfondire questo significato dei nomi sacri legati a ogni elica del DNA, un documento in PDF dove con un semplice clic su un link potranno accedere a questo documento e vedere appunto in sintesi questi nomi sacri come sono stati rilegati, abbinati a ogni elica di questo DNA. Così anche questa esperienza, questo apprendimento, questo approfondimento del DNA, questa semplice definizione che oggi si sente da più parti, invece in questo momento ci responsabilizza, ci porta a capire, a comprendere la nostra vita eterna e infinita, a comprendere la nostra natura di luce. Così come ho detto tantissime volte, noi siamo essi di luce che al momento siamo un corpo fisico e la nostra evoluzione è proiettata nelle condizioni evolutive di mondi più elevati, sistemi più elevati, insomma, voglio dire, l'uomo, la coscienza dell'uomo non ha limiti, è un continuo espandersi verso la luce prima del Padre. Bene, queste matrici cosmiche, appunto, per ritornare alla base di tutte le domande, è come una linfa di luce che corre attraverso la nostra galassia e sollecita costellazioni intere, soli, pianeti e tutte le umanità. Insomma, per il breve possiamo dire, in breve possiamo dire che la luce e l'amore e la grazia del Padre è sempre presente ovunque e per tutti. Pace e amore a voi tutti.